Grazie di nuovo insieme. Allora, bentornati al capitolo di come tirarsi giù gli accordi e anche perché. Allora, oggi voglio prendere, visto che ho fatto poco fa il tutorial sul brano, sulla parte di basso, di contrabbasso, voglio prendere il brano Every Break You Take, anche perché il nostro carissimo amico Antonio mi ha chiesto un consiglio sulla sua trascrizione, quindi sugli accordi che aveva tirato giù lui. Giustamente me li ha mandati e mi ha chiesto un parere, uno scambio di opinioni. Premetto che non è che quello che dico io è la Bibbia, quindi posso sbagliare, anzi, sicuramente sbaglio. Possiamo però, è una cosa che mi piace molto, confrontarci con quello che ognuno di noi ha sentito, ha captato nel brano e ha scritto. Ho trovato sinceramente pochi errori, ripeto, pochi errori secondo me, poche differenze tra la sua e la mia di trascrizioni. E mi chiedeva come. Quando c'è ad esempio gli accordi come questo brano di nona, accordi sospesi, se ho delle, innanzitutto se ho delle tecniche precise per sentirli bene questi accordi, quindi scriverli, e come suonarli. Allora, sul discorso di come suonare gli accordi, farò molto presto una lezione o più di una, perché ci sono veramente tante cose da dire, parlo degli accordi sul basso, ci sono tante situazioni diverse in base anche allo strumento che uno suona regolarmente, il basso a 6 corde ha tutto un altro concetto proprio di accordi rispetto a un semplice basso a 4 corde. Io che suono quasi esclusivamente 4 corde, ho sviluppato per quel che suono. Per quanto posso suonare gli accordi, li uso più che altro per qualche abbellimento o in rari casi qualche arrangiamento un po' diverso, magari quando faccio dei duetti con mia moglie, eccetera. Altrimenti li uso non tantissimo, ecco. Comunque, ho certamente delle mie diteggiature, posizioni, eccetera, per ogni tipo di accordo, e questo però ve lo mostrerò con calma in altre lezioni, ecco. Vi dico solo che tendenzialmente nei brani diciamo dove le armonie sono abbastanza semplici io evito di suonare la quinta, che come sapete suonare gli accordi interi, ad esempio facciamo un semplice Do maggiore, se io voglio suonare Do maggiore, Do major 7. Se io volessi suonare tutte le note, dovrei fare una cosa del genere. Mentre se io tolgo la quinta, è molto più semplice e molto più immediato. Altra cosa, ci sono gli accordi aperti, non aperti, eccetera. Quindi ci arriverò tra poche lezioni, diciamo così. L'altra cosa era come sentire appunto il discorso none, quando gli accordi, diciamo, sono un po' meno semplici del normale. In questo brano ci sono degli elementi un pochino particolari. Ecco, diciamo che il punto di forza armonico di questo brano sono proprio le none, secondo me, perché ad esempio se sentite la prima parte dove c'è solo il riff di chitarra, il basso e la batteria, io potrei scrivere su spartito semplicemente La bemolle, che è l'accordo di tonica, La bemolle maggiore, Fa minore, Re bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore. Se invece siete giustamente perfezionisti come lo sono io,
In questi casi mi baso su quello che fanno gli altri strumenti. Ad esempio, vado ad analizzare il riff principale di chitarra. Non so se. Vado a vedere cosa fa. Sento già questa nota che nella mia triade di La bemolle maggiore non c'è, quindi capisco che è una nona, capisco che il riff è costruito su un accordo dove la terza in realtà è quasi meno fondamentale, detta così è sbagliato, però è quasi meno importante della nona, che invece dà proprio caratteristica. Fa minore, anche qui c'è la nona, che c'è il sol, la terza maggiore, quindi fa minore. Sui sospesi, eccetera, eccetera, un conto, ad esempio, sono i cosiddetti sus 2, scritto così, dove la seconda viene suonata al posto della terza, quindi in questo caso non è un accordo diverso dal sospeso classico, come intendiamo il sus 4. Sarebbe più o meno un accordo come, ad esempio, c'è un re bemolle sus 2, potrebbe essere questo il sound che ha, quindi dove non sentiamo la terza, o è un accordo appunto come dicevo prima, sospeso classico, che non sai bene se è maggiore o minore, oppure c'è una nota in più che è la seconda o la nona, e in questo caso è sospeso, è sus 2. Gli altri li ho scritti come add 9. Cosa significa add 9? O add 9 o maggiore con la nona aggiunta. Attenzione a maggiore nona, major 9, major 9. Chiamatelo come volete, perché in quel caso è prevista anche la settima. Nell'add 9 serve una triade con l'aggiunta della nona, quindi la triade maggiore più la nona. Altra cosa, in questo brano, come vedrete nella trascrizione, c'è due particolarità. Anzi, forse più di due, però in linea di massima sono tutti accordi appartenenti alla tonalità di La bemolle maggiore. C'è solo una grandissima cosa che fa Sting, che fanno Police, nella sezione chiamata chorus. Oh, can't you see? Ecco, qui c'è un re bemolle, appunto add 9, quindi con la nona. Nella seconda battuta, la battuta successiva, rimane accordo, ma il basso scende e quindi diventa quasi un re bemolle settima, re bemolle nona, che ributta poi il la bemolle. Questo è il primo elemento. Poi c'è un si bemolle maggiore, che in realtà nella scala di, nell'armonizzazione di la bemolle non avremmo, sempre nel chorus, c'è cioè un si bemolle maggiore e poi mi bemolle maggiore, ok? E poi vi volevo dire, il cambio di tonalità, quello che ho chiamato bridge special, si può chiamare in molti modi, dove modula in mi, proprio una modulazione che solo un genio come lui poteva inventarsi. Cioè, degli special, diciamo, più belli della storia. E gira su mi, fa diesis, è quasi se, come se fosse andato in si maggiore, perché gli accordi sono mi maggiore, fa diesis maggiore. Io infatti ho messo 5 diesis nella tonalità di si.
geniale perché appunto poi alla fine diventa una progressione che riporta nella tonalità nella tonalità del brano. Altre cose non me ne viene in mente, ma se avete domande o se anche voi volete farmi vedere, ripeto, non perché io sia il Gesù dell'armonia, però se vi piace confrontarvi, se vi piace chiedermi un parere sulle trascrizioni, sia della parte di basso, anche proprio degli accordi, o qualsiasi altra cosa, a me non fa altro che piacere, e miglioro anch'io, nel senso più mi confronto con altri musicisti, più sicuramente può farmi solo del bene. Concludo dicendovi che tra pochi giorni, ora devo stabilire la data precisa, farò una specie di riunione online proprio per conoscere meglio chi mi segue e farmi anche un po' conoscere io meglio, completamente gratuita, senza alcun obbligo di impegno, nel senso se mi date l'ok che partecipate, io vi mando poi il link, ma poi non è che siete obbligati a farlo. Chi è interessato mi mette un commentino qui sotto, mi scrive personalmente. Farò questa cosa dove ognuno potrà chiedermi quello che vuole riguardo al basso, riguardo la mia attività di musicista, riguardo come sono entrato nel mondo del lavoro, della musica, o qualsiasi altro concetto riguardante la musica in generale, l'armonia, tutto. Quindi spero sia una cosa che poi, che ne so, potrà prendere slancio e diventare un appuntamento magari fisso per scambiare due chiacchiere, penso la sera, tranquillamente, serenamente, come ho sempre fatto. Quindi, ragazzi, fatemi sapere e una buona serata e al prossimo video.